Ciao, sono Anna e sono una specialista in diva. Sei un atleta e hai subito un evento distorsivo della caviglia? Seguimi perché ti spiegherò come con Indiva posso accelerare il tuo processo di guarigione e portarti prima in campo. Le distorsioni sono molto frequenti in ambito sportivo, soprattutto negli sport ad alto impatto, quindi dove c'è il salto, per esempio la pallavolo, il calcio, il basket. Che cosa succede? Valeria, puoi passarmi per favore il piede? Da un punto di vista anatomico, parliamo di una distorsione che molto spesso si dice che è in inversione, cioè il piede fa questo movimento verso l'esterno. Perché succede questo? Perché la caviglia si struttura tra questo osso qui che si chiama la tibia e questo osso qui che si chiama il perone, formando il mortaio con l'astragalo. Cioè il movimento che fa la caviglia è appunto questo, abbiamo un mortaio in questo modo. Vediamo qui che praticamente abbiamo che l'osso della tibia è più corto rispetto all'osso del perone, quindi se ho un trauma, una forza che mi viene esternamente, ovviamente la mia caviglia eseguirà un movimento verso l'interno. Che cosa succede quando succede un trauma che mi porta la mia caviglia verso l'interno? I tessuti esterni vengono stirati, quindi tutta la struttura e le strutture molli che sono presenti lateralmente alla caviglia vengono stirate. Quindi questa è una distorsione. A seconda della gravità di distorsione, la caviglia si andrà a gonfiare. Si può gonfiare immediatamente o si può gonfiare in un momento successivo, a seconda della gravità. Prima si gonfia, più sarà grave il trauma. Quindi, quali sono le tipologie di distorsioni? Da un punto di vista tecnico le distinguiamo in tre tipi di distorsioni. Le distorsioni di primo grado, che sono, diciamo, le più lievi, le distorsioni di secondo grado, un grado moderato da un punto di vista clinico, e le distorsioni di terzo grado sono delle distorsioni un po' più gravi. Vediamo ancora in maniera più specifica. Cosa succede nel primo grado? La tua caviglia si gonfierà, molto spesso vedrai un rigonfiamento in zona peroneale e avremo un'elongazione del legamento, quindi il legamento si allungherà, però non perderà continuità, quindi sarà semplicemente un po' più lasso rispetto al normale, quindi non sarà ben teso, ma sarà più lasso. Ovviamente la lesione di un tessuto molle ti darà dolore, un piccolo edema, però potrai camminare. Nella distorsione invece di secondo grado noi abbiamo una piccola lesione di questi legamenti che sono i legamenti laterali della caviglia, quindi il dolore sarà un po' più importante, anche l'edema sarà un po' più importante, quindi il gonfiore della tua caviglia sarà un po' più importante e la tua caviglia e i tuoi muscoli, per evitare che tu continui a sentire dolore, si bloccheranno e quindi limiteranno la tua mobilità. Nel terzo grado abbiamo una lesione un po' più grave e quindi avremo una lesione completa e perdita di integrità del legamento laterale della caviglia. Quindi avremo edema e avremo anche la presenza di ematomi, di lividi, perché in questa zona decorrono anche dei vasi sanguigni che verranno lesionati e quindi ti daranno versamento ematico sangue. Ovviamente è una lesione ancora più grave, più importante, quindi la tua muscolatura si contrarrà per evitare il movimento e quindi l'ulteriore lesione dei tessuti danneggiati. Vediamo qui meglio di cosa stiamo parlando. Abbiamo tre tipi di legamenti laterali che possono essere lesi: il posteriore, il legamento peroneo-astragalico anteriore e il calcagno peroneale. Questi sono i tre legamenti che attraverso questo movimento di inversione vengono lesi. Cosa faccio io con Indiba? Nella prima fase, quindi in fase acuta, sin dal momento in cui tu hai subito il tuo trauma, posso intervenire con una terapia chiamata biostimolazione, cioè senza temperatura, per alleviare il tuo dolore. Il mio obiettivo sarà ridurre il gonfiore, quindi ridurre il dolore e lavorare velocemente per cercare di recuperare prima possibile e cicatrizzare le strutture che si sono lesionate. Quindi il mio obiettivo in questo caso sarà ridurre il dolore, ridurre l'infiammazione e lavorare già sulla contrattura muscolare, che come ti ho detto cerca di aiutarti a non sentire più dolore e non ledere ulteriormente le strutture. Nella seconda fase invece vado a lavorare con una temperatura un po' più importante. Il mio obiettivo sarà in questo caso sicuramente lavorare sempre in drenaggio della struttura, ma lavorare anche apportandoti sangue, perché il sangue mi porta nutrienti nella zona lesionata e mi facilita la cicatrizzazione. Quindi il mio obiettivo in questo caso sarà
ulteriormente lavorare in maniera più specifica sulla cicatrizzazione del legamento e delle strutture lese e aumentare, in questo momento andrò ad aumentare la mobilità della tua caviglia. Ora andiamo a vedere praticamente che cosa andiamo a fare con Indiba. Grazie. Valeria, mi puoi passare i guanti? Grazie. Allora, come abbiamo visto, le strutture che andremo a trattare in prima istanza, che sono di nostro interesse, sono i legamenti laterali della caviglia, quindi che sono orientativamente posizionati in questa zona. Qui abbiamo il legamento anteriore, qui il posteriore e qui il peroneo calcaneare, che dal calcagno va al perone. Quindi queste sono le strutture di nostro interesse. In una distorsione di medio grado, la zona ovviamente che sarà più interessata da gonfiore sarà questa zona qui. Quindi la zona che andremo a trattare in prima battuta sarà questa zona qui. Quindi prendiamo la nostra placca di ritorno neutra e la andiamo a posizionare a seconda della nostra manualità, quello che pensiamo di fare, far sì che il nostro elettrodo attivo e la nostra placca di ritorno neutra abbia il nostro tessuto di trattamento in mezzo. Quindi in un primo momento lavoriamo con un elettrodo capacitivo. Un elettrodo capacitivo che mi permette di lavorare meglio su una gonfiore superficiale. In questo caso la mia manualità sarà molto molto delicata perché il mio obiettivo sarà drenare e sgonfiare la mia caviglia. Vado a fare per esempio delle piccole manualità per cercare di sgonfiare meglio la mia caviglia. In un secondo momento vado a lavorare col mio elettrodo resistivo. Il mio elettrodo resistivo mi permette di lavorare meglio sull'articolazione, quindi nel caso in cui vi sia un gonfiore intraarticolare, e mi permette di lavorare meglio sulle strutture ligamentose e capsulari. Quindi mi permette di essere più specifico in realtà sui miei tessuti di interesse. Con il mio elettrodo resistivo io posso abbinare in una seconda fase un trattamento in mobilizzazione della mia tibiotarsica per andare ad effettuare un recupero articolare della mia articolazione. Non di minore importanza è andare a lavorare eventualmente sul mio tessuto muscolare retratto, abbinandoci per esempio delle tecniche di trattamento manuale. Quindi per esempio posso chiedere a lei di venirmi incontro e fare una resistenza e quindi strecciare. Ok, perfetto. Spero con questo video di averti spiegato che cos'è una distorsione di caviglia e perché è importante lavorare con Indiba, perché questo facilita il tuo ritorno in campo e lo velocizza. Spero di essere stata chiara, di averti spiegato tutto. Continua a seguirci sul canale Indiba Active.